E bentornati in questo mio nuovo video e benvenuti sul mio canale YouTube, ragazzi. Bentornati nelle challenge pazze. Devo urlare di gioia, perché oggi è successa una cosa molto brutta, che sono cazzi vostri. Ma per tornare al buon umore si fanno le challenge, quelle con i controcazzoni. Sì, sì, proprio quelle. Adesso, dopo l'urlo mega urlo, vi spiegherò qual è la challenge, ragazzi. La challenge è solo una, ragazzi: 24 ore nell'ascensore. Quindi adesso dobbiamo muoverci a prendere uno zaino con le provviste e volare là dentro. Le provviste che ci sono. Allora, direi di prendere già forse due energy. Allora, prendiamo due energy, due Red Bull. Sono i Red Bull fake, quindi. Poi un'acqua, ragazzi, abbiamo due energy e un'acqua. C'è qualche snack da portare lì dentro, là fuori, lì con noi, là con te, tu con me. Allora, queste. Queste qua sono delle. È cibo. Allora, quella non mi basteranno per tutto il tempo. Qualcos'altro ci vorrebbe anche prendere, qualcos'altro, no? Roba tutta variete. No. Poi vi dico, ci faremo bastare quello al momento. Ok? Per il resto vedremo. Ultima cosa da prendere sono le chiavi di casa. Se no, non rientriamo più. Non possiamo impacchettare. È questo qui che lo useremo per coprirci il culo, perché quell'ascensore, ragazzi, ci fanno la pipì i cani, i gatti, pure gli umani. Quindi no. Ciao. Ora vi mostro la mia nuova casa. Benvenuti in casa mia. Ufficialmente dentro all'ascensore. Ed adesso in poi, da questo ascensore non potremo uscire per 24 ore. Mi raccomando, è follia pura, non fatelo a casa. Non potremo uscire per 24 ore. Non potremo uscire per 24 ore. È una follia pura, ragazzi, è follia pura. Ma adesso, se non avesse chiuso la porta, adesso vale, adesso avventiamoci nella nostra casa. Di solito in queste avventure si porta qualcuno appreso, un compagniero, un companaros. Però noi non abbiamo portato nessuno, perché tutti quelli che conosco hanno da fare. Quindi, siccome la gente che io conosco ha da fare, la gente non mi vuole aiutare, vabbè, potremmo anche viverci da soli. L'importante è che non bisogna per forza essere in due. Si può essere anche in uno. L'importante è farsi forza comunque. Lo stesso, perché qua dentro lo spazio è questo. Sono 5, 5, 5, 3, 4, 5, 8. Sarà un 8x5, ma non è tanto grande. Questo è il nostro letto, là. Letto aperto. Ve lo mostro adesso. Ho finito di editare le prime clip. E adesso, ma adesso che devo dirvi? Siamo in ascensore, siamo qui soli, senza fare un cazzo per le prossime 24 ore. E questo non è il bello, ragazzi, che tra poco dovrebbe tornare mio padre. E mio padre mi vedrà qui in questo stato. E non spaventa. Mio padre non mi spaventa, ma lui glielo posso anche spiegare. Mi conosce, sa che, lui sa che faccio YouTube, dovrebbe saperlo. Il problema è che le altre persone, guarda qua, ci sono 5 piani, quindi vuol dire che ogni piano c'è una persona, almeno 10 o 4 persone. Questo vuol dire che qui dentro ci entreranno un sacco di gente oggi. Oggi è sabato, e di sabato la gente va e viene, perché la gente esce shopping, è weekend, la gente entra e esce, qui siamo una fregatura. Ragazzi, commentate giù nei commenti
per quanti soldi dormirete in un ascensore e altre cose. E poi, ragazzi, ditemi adesso. Se la polizia, qualcuno chiamerà la polizia, ragazzi, se in questo video viene la polizia per buttarmi fuori dall'ascensore, voglio almeno 10. No, se arriva la, per questo video, anzi, per questo video voglio almeno 80.000 mi piace, 80.000 like, ragazzi, 80.000 like, perché, ragazzi, qua c'è la fucking police, che se gli arriva la police, ci butta fuori, ci sfratta. Se la polizia ci sfratta, non possiamo fare niente, dobbiamo possiamo andarcene via. E per forza. Io con tutti i video pazzi che ho fatto nella mia vita, io ne ho fatte di 24 ore, ma 24 ore nell'ascensore non l'ho mai fatto, ragazzi. Giuro, il Christian, io mi chiamo Christian comunque, il me del passato, il me del passato, non avrebbe mai pensato di fare queste challenge oggi. Capitemi? Quindi io in passato ero un po' timido, non volevo fare queste cose. Ho preso confidenza col pericolo, con le cose pericolose. Tante, cioè, meno, ragazzi, non lo so spiegare. Comunque, altro che io non soffro di claustrofobia, quindi qui posso starci anche fino a domani mattina. Ma, state calmi, ragazzi. Ho detto da qualche parte che non si può dormire in un ascensore. Non penso ci sia qualcosa, ragazzi. Non si può veramente, cioè, non si può. Si potrebbe, ma non si dovrebbe. Ragazzi, non fate la casa. Non bete, non fate la casa. Vi ammazzo. Non fate la casa, è pericolosissimo. Ok? Molto pericoloso. Oggi è il 23. Oggi è 23 dicembre. Domani è la vigilia di Natale. Adesso lo dico apertamente. Oggi a mezzanotte sono 2 mesi con la mia fidanzata. Oggi faccio 2 mesi con la mia ragazza. Ragazzi, oggi faccio 2 mesi che la mia ragazza è dentro un ascensore. Penso che questo anniversario me lo ricorderò per sempre. Comunque, alla parte ciò. Allora, l'ansia non ce l'ho, nessuna ansia, va bene, sono molto facile, sono anche molto teenager, io sono figo. Comunque, non so cosa devo dirvi. Sono qua al momento. Che devo dire, ragazzi? Bella casa, oh. È proprio bella casa. Siamo dentro un ascensore, perché se non si capisce questo è un ascensore, anzi, dovete capire questo è un ascensore. Mi giro e è un ascensore, ragazzi. Siamo dentro un ascensore e qua ci dobbiamo restare per un po' di tempo almeno, ragazzi. Che devo dirvi? Sai che c'è, io non so cosa devo dirvi in questo momento. Sto dicendo cose completamente a caso, ragazzi. Mi raccomando, mettetemi mi piace, ragazzi. Che follia. Adesso, vabbè, non so cosa fare. Tipo, non ho idea. Che io potrei anche schiacciare qua, vedi? Si apre. Possiamo guardare il mondo da fuori un momentino, ma non possiamo uscire. Capite? Devo avere mezzo piede dentro, mezzo piede fuori, ma del tutto qua non possiamo uscire. Beh, bella cosa. Questo è il mondo alle mie spalle e lo vedremo di nuovo tra 24 ore. Quindi, ciao! Ciao mondo, e questo è il nostro nuovo caso mondo. Casa mondo, mondo caso. Stavo editando la clip dell'ascensore e qualcuno ha appena chiamato l'ascensore. Oddio, sono nel panico. Sono nel panico. Sono nel panico. Sono nel panico totale. Sono nel super mega panico, ragazzi. Stavo editando una clip e qualcuno l'ha chiamata, ragazzi. Vediamo chi l'ha chiamata, ragazzi. Ho ansia. Ragazzi, c'era la mia vicina di casa. Ok, la prima persona non mi ha fatto neanche cagare le mutande. Adesso siamo scesi. Siamo a meno uno. Siamo nei garage dove ci sono le macchine. Quindi, ragazzi, noi ci facciamo trasportare qui e lì. Qualcuno sta lì, cioè io sto facendo le clip. E qualcuno ha appena chiamato l'ascensore. Un'altra volta, chi sarà mai? Ah, ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, che... Il video sto editando, cioè io registro, stoppo, edito, registro, stoppo, edito. E sono entrate 2 persone. Allora, mio padre è la terza e ancora deve arrivare. E io sette.
Allora, qua spendiamo la pentola che costa proprio soldi. Allora, ragazzi, fatemi capire. Il video è iniziato da 2 minuti, neanche 2 minuti. Siamo qua da 4 minuti, nemmeno. Ragazzi, sono già entrate 2 persone. E qui gli ho spiegato che faccio YouTube, che faccio cose. Allora, sì, ok, buona, tanti auguri. E entrambi mi hanno detto tanti auguri di Natale, tanti auguri di Natale. Grazie, grazie. Beh, domani è la vigilia, ragazzi, molto bene. Allora, sono andate 2 persone. La terza persona dovrebbe essere mio padre. E mio padre, vabbè, posso anche riprenderlo in faccia, ragazzi. Questo è l'unico che vi riprenderò del tutto. Ultimi aggiornamenti. Siamo al terzo piano. Ok. Quindi eravamo al quinto, ora siamo al terzo. Prima eravamo al piano terra. Chi ci chiamerà adesso? Non so. Ragazzi, se questo video lo vedono i miei amici, ma dicono sei un pazzo, ragazzi. Sì. Ora sto riscontrando un bel problemino. Quando devo fare la pipì, dove piscio qui? Dove piscio? Non posso pisciare qui. Potrei anche fare il cane, ma non mi sembra giusto fare il cane, no? Perché ho il cappello? Ecco, ho il cappello perché faccio schifo. Eh beh, ecco, sono andate insieme. Bisogna fare schifo. Ho schifo. A parte ciò che faccio schifo. Comunque, lasciando perdere i capelli, il capello e tutti i commenti in base a che orecchie mi sta un po' storto. Perché non è il mio, è della mia amica. E come mi sta un po' storto l'orecchio qua? Se no, una cagata in là. A parte tutte le storielle, tenetevi il cappello come cazzo è il cappello. Ve ne frega la madre come sono io in questo momento. Sono cool, non sono cool, non lo so. Allora, io ho l'ansia. Devo. Adesso editiamo questa clip, ragazzi. Ragazzi, io stavo editando la clip. Qualcuno ha chiamato l'ascensore. Ragazzi, tu brauchst nur ein Stativ, oder? Um dein Handy hinzutun. Nein, ciao. Che schifo! No, ragazzi, che schifo! No, torniamo al quinto piano, ma assolutamente torniamo al quinto piano. Ci serve un diodorante, c'è puzza di mondezza. Oh, sono entrate 4 persone e mio padre non è ancora arrivato. Ragazzi, non so quando arriverà mio padre. Il mio padre dovrebbe essere già in viaggio e tutte le persone che sono arrivate sono già qui e lui non è qui, quindi sarà uno degli ultimi a vedermi. Non ci interessa un cazzo. Prima è entrato un tizio che aveva un sec. Ciao. Avevo una busta della mondezza. Sono tornato al quinto piano e ho chiamato mia madre e ho detto a mia madre di portarmi un deodorante. Adesso non c'è più puzza. Possiamo ancora. Bisogna vivere bene qui dentro, ragazzi, bene. Ora andiamo a piangere, ragazzi. Sto piangendo. Io non so cosa devo dirvi, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Sono entrate quattro persone. Sono entrate quattro persone qua dentro. Io ho dovuto dire, sono youtuber, faccio YouTube. Io faccio i video di YouTube sull'ascensore 24 ore. La gente tutti quanti dice buon Natale, ragazzi. È assurdo per questo video, ragazzi. Polliciate e commentate, ragazzi, mi raccomando, per altre challenge pazze come questa, ragazzi, dovete commentare o io vengo a trovare a casa. Oh, ragazzi, che follia, che ragazzi, questo video mi sta gasando in un modo in cui io non so dire come. Ragazzi, aiuto, che cosa devo dire? Sono veramente gasato al massimo, veramente. Non so che cosa dirvi. È qualcosa di veramente assurdo. Fuori di testa e completamente
Inaspettato, inaspettito, ragazzi. Sono scioccato. What the shocking fucking batch. Ragazzi, e ho anche un po' di fame. Il pranzo e qualcuno ha chiamato l'ascensore. Adesso ho ansia. Letteralmente. Tutti ho ansia. Cioè, abbiamo delle buonissime spaghetti alle vongole. Qualcuno ha dovuto chiamare l'ascensore. Ragazzi, chi sarà mai? Mio padre. Scommettiamoci 5.000 euro. Ragazzi, la facciamo scaldare. Ho appena finito di mangiare il piatto freddo. L'ho appena portato a mia madre. Quindi mangiamo finito. C'ho sete. Il Red Bull è già aperto. Un tavolino di acqua. Che vuoi? Chiama tuo papà, vedi dove si trova. Non più funziona qua dentro, non c'è internet. Come? Prima avevo provato. Io ho provato con Lucia e poi funzionava. E io prima ho provato andare su Google, non funziona. Qua dentro non c'è internet. E vabbè, scusami, ma non c'è niente, mamma mia. Allora, pranzo fatto. Baby! Pure freddo, ragazzi. E adesso, vabbè, che dobbiamo fare? Io stoppo, io ho fatto... Cioè, ragazzi, dovete vedere che sono dentro l'ascensore. Ho un telefono in mano e sto registrando. E ogni 2-3 minuti stoppo la rec, edito il video. E ogni 4-3 minuti arriva una persona. Questo mi spaventa un po', sì, però diremo di sediamoci, dai ragazzi. Ci siamo appena seduti. Siamo appena dentro l'ascensore e siamo seduti. Ok, direi di poter mangiare. Ah, ragazzi. No. L'ho aperto malissimo, ma non ci interessa. Siamo seduti perché tutto il tempo sono qui. Grazie. Sono in piedi. Tutto il tempo che cammino all'interno dell'ascensore. Non sono quel cazzo. Ho detto, adesso mi siedo, mi devo sedere. È tutto il tempo che stiamo camminando. E non posso camminare tutto il tempo. Capitemi? Quindi siamo qua fermi. Parliamo di cose importanti. C'è dentro l'ascensore, ovviamente. I video sul canale sono sempre meno frequenti perché mi manca il tempo. Non che non ci avessi voglia, eh. Adesso sono in vacanza. Sono in vacanza dal mio secondo lavoro. Quindi, essendo che sono in vacanza, posso portare più video. Domani, dopodomani, devo dire il 25. Esce il mio solito video di Natale, ragazzi, vabbè, lo sapete, no? Non sapete com'è. Sono un matto, tio, io sono un matto cute. Sì, domani è il mio mesiversario. Domani è il mio mesiversario con la mia ragazza. 2 mesi assieme. Ragazzi, festeggiamolo dentro l'ascensore. Ah, perché no? È altro che devo dire di altro. Ora, sto qui e aspettiamo. Arrivi qualcuno. Ciao ciao. L'ascensore inizia a fare dei rumori stranissimi. Adesso mi sento male. Mi sento malissimo, mi sta venendo la... Non ho mai sofferto di claustrofobia, ma mi sta venendo la claustrofobia adesso. Sta facendo dei rumori strani. Molto strani. Sento che sono nel vuoto. Ho paura di cadere nel vuoto adesso. Anzi, sentite? Oh! No, no, ragazzi, che ansia. Che ansia. Che ansia.
Qualcuno ha chiamato l'ascensore. Ragazzi, qualcuno, stavo guardando il video per capire le clip un po' come sono messe. Ragazzi, chi sarà mai adesso? Ho paura. Cosa? Oh, raga, è l'unica persona che non mi ha chiesto niente. Adesso chi è? Non c'è sto... Sapete che io devo editare il video, ma ogni volta qualcuno entra. Mi sa che lo editerò a fine giornata, il domani. Mia madre voleva entrare qui, qualcuno l'ha richiamata da sotto, non so dove adesso chi è. Ha detto che devo chiamare papà, ma papà non mi risponde perché ho il telefono. Dio, solo ho il telefono in modalità aereo. Oh, siamo qua dentro da almeno 4 ore. Siamo 4 ore rinchiusi in questo ascensore e dovremo starci per l'indomani mattina. Ho fatto un momento di pausa, ho messo un momento il telefono a caricare, mi sono fatto portare la power bank. Dopo la devo prendere, che devo, non posso uscire. Devo chiamare mia madre, prendere la power bank, ma al momento sono riuscito a farmi procurare una coperta e un cuscino. Questo è il mio letto per stanotte. Cioè, questa è la coperta, quello è il cuscino, quello è il letto, lo zaino. Là c'è una felpa di riserva in caso avessi freddo. E questo è il quanto, ragazzi. Siamo qua da più di 4 ore. Non so cosa devo dire, ragazzi. Ho fatto questa clip solo per mostrarvi il letto. Mi sto scendendo sonno, ragazzi. Sono stanco. Vorrei riposarmi un po' perché... ma non posso, perché se non lo proviamo, non proviamo questo letto adesso, un momento, lo proviamo. No, no, adesso non lo proviamo, però sono ragazzi. Adesso guarda, questo è il letto nostro, tra poco adesso vado a farmi portare la mia power bank, poi basta ragazzi. Io che devo dire, siamo qua da 4 ore, non ho più voglia, però ragazzi, non mollo, non demorderemo, noi vinceremo la sfida, perché agli 80.000 like, ragazzi, mi raccomando, agli 80.000 like, agli 80.000 mi piace, noi faremo una sfida più estrema ancora, e la dovete dire voi nei commenti, quindi, mi raccomando. Chi ha chiamato l'ascensore? No, 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 ragazzi, non c'è l'ansia adesso, eh. Dai, un po' di pace, ero... No, ragazzi, raga. YouTube, video... Good. Grazie, YouTube. Yeah. Ciao. Egal, das ist mal ein Teenager. Ja, die wie... Leute interessieren, alte Leute nichts. Ja, ja, ja. Okay. Schöne Weihnacht. Danke, tschüss. Ciao, 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 ciao. Qui abbiamo la power bank, così in caso che la telecamera si scaricasse, potremmo caricarla. La power bank carica al massimo. La power bank la mettiamo sotto il cuscino. Al momento. Torniamo al quinto piano, la tizia viveva un piano più sotto di noi, mi ha un po' cagato sotto, mi sono letteralmente cagato
sotto. No, ma mi sono letteralmente cagato sotto quando l'hanno chiamato l'ascensore. Bene, noi ci becchiamo per la cena. Tutto questo è sistemato per la notte. Ragazzi, ci vediamo alla cena. E mi raccomando, sono fatta a casa. Mandatemi, non fate ragazzi, no, lo sconsiglio. Ci vediamo alla cena. Ragazzi, buongiorno. Finalmente finisce il nostro video nell'ascensore. Ragazzi, qualcuno sta chiamando l'ascensore, ragazzi. No, ragazzi, mi sono svegliato appena adesso, la gente sta già chiamando, no. Oh, scheiße. Ragazzi, comunque, il video dentro l'ascensore finisce qui. E l'indomani mattina non vi ho ripreso le clip in cui, sì, vabbè. Ragazzi, buongiorno. Torniamo al quinto piano, qualcuno ha chiamato di mano, se possiamo tornare in casa. Qualcuno ha chiamato, buongiorno ragazzi, siamo Selly. Non ho dormito così male, eh. Ho dormito malissimo, più male non si può. Comunque, 80.000 like e faremo altre cose pazze! Dio, cut down! Finalmente, la libertà è da quella parte e ci aspetterà. Dobbiamo andare. Siamo finalmente liberi dopo 24 ore. Via, scappare. Siamo finalmente liberi dall'ascensore. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, se volete altre cose pazze, le ve l'ho detto nei commenti, dovete commentare. Perché siete voi, siete la macchina del mio pensiero. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Penso adesso di andare a riposarmi un pochettino, rilassarmi, domani è Natale. Buon Natale anche da oggi, il 24 per il 25. Buon Natale, oggi sono i due giorni del Natale. Fate festa, divertitevi, sbocciate, prendete vodka, ragazzi, godetevi le feste. Merry Christmas a tutti quanti, noi ci becchiamo domani con il solito video del Natale. Ci becchiamo domani mattina come sempre con i regali. Allora, 8 più 2.